Marsala, Giulia Adamo si è dimessa da sindaco, l'annuncio qualche minuto addietro. Trapani, vertenza Megaservice, i sindacati chiedono la revoca della procedura di mobilità per i dipendenti. Mazzara, rimossi dal lungomare San Vito, svariati ficus australis. Mazzara, rifiuti ad erbacce in città, interrogazioni in consiglio del Movimento 5 Stelle. Castelvetrano, errante allo sciuto, da sfidante al ballottaggio a colleghi di partito nel nuovo centrodestra. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TG Vallo, che apriamo con una notizia che avete avuto modo di apprendere già con i titoli del notiziario, una notizia che è arrivata davvero qualche minuto addietro in redazione, una notizia che è stata ufficializzata dall'ufficio stampa del comune di Marsala, ovvero Giulia Adamo si è dimessa dalla carica di sindaco, una decisione che è arrivata in qualche modo a sorpresa rispetto a come stavano andando le cose nella città lillibetana. Ebbene, circa mezz'oretta fa l'ormai ex primo cittadino, possiamo definirla così, ha pubblicato una lunga nota sulla propria pagina personale di Facebook, del social network, nella quale ha spiegato un po' i motivi che l'hanno portata a questa scelta dopo che la settimana scorsa è arrivata la condanna da parte della Corte d'Appello di Palermo per il reato di tentata concussione, una condanna che in base alla legge Severino ha in pratica avuto come conseguenza la sospensione dall'incarico per 18 mesi, così come disposto dal prefetto di Trapani Leopoldo Falco. Una decisione, quella di Giulia Adamo, che sconvolge dunque la situazione politica a Marsala, che tra qualche mese o al massimo tra un anno tornerà alle urne per l'elezione del nuovo sindaco. A breve dovrebbe arrivare una nota da parte dell'ufficio stampa del comune di Marsala nel quale l'ex sindaco Giulia Adamo spiegherà le motivazioni che l'hanno portata a compiere tale scelta. Noi ovviamente avevamo preparato in mattinata un servizio sulla situazione in generale della politica marsalese, anche alla luce di un comunicato stampa arrivato questa mattina dal vice sindaco Antonio Vince e dall'assessore Antonella Genna, entrambi in quota Partito Democratico, che nonostante la decisione presa l'altro ieri sera dal locale direttivo del partito avevano comunque deciso di restare in carica e di valutare la situazione con più calma, anche alla luce di un dibattito politico in Consiglio Comunale. Vediamo dunque per il momento il servizio che avevamo preparato in attesa dell'arrivo, se arriverà in tempo prima della fine del notiziario, di questa nota del sindaco Giulia Adamo, dalla quale vi daremo eventualmente conto. Intanto allora vediamo qual era la situazione a Marsala prima della comunicazione dell'ufficio stampa lillibetano. Il vice sindaco di Marsala Antonio Vinci e l'assessore comunale Antonella Genna, entrambi in quota Partito Democratico, non si dimetteranno dalla giunta, almeno non per il momento. Con una nota congiunta diffusa questa mattina di buon'ora, i due rappresentanti dei democratici nella squadra amministrativa del sindaco Giulia Adamo sono usciti allo scoperto e hanno reso note le proprie intenzioni rispetto alla situazione politica venutasi a creare nel la città lillibetana a seguito della condanna del primo cittadino e alla successiva sospensione dall'incarico disposta dalla prefettura. Una scelta che fa un po' di chiarezza nella confusa e complicata situazione che si vive a Marsala. Una scelta destinata a creare non poche polemiche, visto e considerato che il direttivo locale del Partito Democratico ha deliberato quasi all'unanimità l'altro ieri sera la fine dell'attuale esperienza amministrativa, con la conseguente fuoriuscita dei propri assessori dalla giunta. Le cose però stanno prendendo un altro verso con Vinci e Genna, che almeno per il momento non si dimetteranno. Prendiamo atto della volontà del nostro partito, che chiede le dimissioni dei sottoscritti dalle cariche di vice sindaco e di assessore, hanno fatto sapere questa mattina Vinci e Genna, ma non possiamo però esimerci ancora da alcune riflessioni dettate dal senso di responsabilità nei confronti della cittadinanza, che ci impongono di non prendere al momento decisioni affrettate.
state. Decisioni che in ogni caso verranno prese dopo un confronto politico in Consiglio Comunale, al fine, affermano sempre Vinci e Genna, di individuare le priorità di governo da affrontare nell'immediato e il percorso da intraprendere. Con questa decisione, intanto, i due democratici dovrebbero essersi posti fuori dal partito, mentre ancora non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale da Giulia Adamo, in silenzio dallo scorso 16 luglio, giorno in cui la Corte d'Appello di Palermo l'ha condannata a 2 anni e 10 mesi di reclusione per il reato di tentata concussione. E intanto sulle dimissioni di Giulia Adamo c'è una nota del deputato regionale del Partito Democratico Antonella Milazzo. A prescindere dai motivi politici e dai contrasti che hanno portato il mio partito a uscire dalla maggioranza, non posso che esprimere apprezzamento per la scelta di Giulia Adamo. Un gesto, si legge sempre nella nota di Antonella Milazzo, che è segno di serietà politica e che merita grande rispetto. Ovviamente torneremo sulla questione più avanti nel notiziario, nel momento in cui dovesse arrivare la nota annunciata dall'ufficio stampa del Comune di Marsala. Per il momento andiamo avanti con il notiziario, con le altre notizie. Ci spostiamo a Castelvetrano, dove un 53enne ha tentato di suicidarsi con il gas la scorsa notte. L'uomo, prima di compiere l'insano gesto, si era preoccupato di staccare la corrente elettrica per non creare situazioni di pericolo per i vicini di casa. Il 53enne però ha acceso un accendino che di fatto ha provocato l'esplosione di una bombola del gas nella cucina della sua abitazione, che si trova nella via Monte Rotondo. Lo scoppio ha provocato la rottura di una finestra. È stato lo stesso 53enne a spegnere le fiamme e a recarsi in ospedale. L'uomo ha riportato ustioni di secondo e terzo grado alle braccia e alle gambe. Dopo i primi soccorsi l'uomo è stato trasportato in elisoccorso a Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento castelvetranese e i carabinieri della locale compagnia. Il personale della Camera di Commercio di Trapani è in fermento per la riforma del sistema camerale lanciata dal Governo nazionale. Una delegazione in rappresentanza dei 115 tra dipendenti e pensionati dell'ente camerale trapanese ha partecipato alla mobilitazione nazionale tenutasi oggi a Roma per dire no ai tagli, chiedendo la salvaguardia delle funzioni e del ruolo degli enti camerali. Sempre questa mattina, ma a Trapani, si è tenuta un'assemblea del personale. Nel corso dell'incontro i dipendenti hanno ribadito la propria contrarietà a una riforma definita al buio delle Camere di Commercio italiane. Il personale dell'ente è pronto anche a intraprendere lo stato di agitazione a oltranza. Parliamo adesso ancora di politica, ci spostiamo all'Assemblea regionale siciliana, dove il deputato regionale castelvetranese Giovanni Lo Sciuto ha ufficializzato la propria adesione al partito del nuovo centrodestra. Sentiamo. Da sfidanti alle elezioni amministrative del 2012, ora a colleghi di partito. E questo è il percorso che la politica ha riservato a Felice Errante e a Giovanni Lo Sciuto, rispettivamente sindaco di Castelvetrano e deputato regionale. I due, infatti, dopo essersi confrontati in occasione delle ultime consultazioni elettorali per la scelta del nuovo primo cittadino, con Errante, che ebbe la meglio al ballottaggio proprio sullo Sciuto, si ritrovano ora fianco a fianco nella stessa formazione politica, avendo sposato progetti ed idee del nuovo centrodestra. Ieri, infatti, il capogruppo all'ARS del partito guidato da Angelino Alfano, Giuseppe D'Asero, ha ufficializzato l'adesione dello Sciuto al nuovo centrodestra. Dopo la delusione per la sconfitta al ballottaggio proprio contro Errante, il politico castelvetranese è riuscito pochi mesi dopo ad approdare all'ARS, essendo stato eletto nell'ottobre 2012 nella lista del Partito dei Siciliani, ovvero l'ex MPA di Raffaele Lombardo. L'adesione ufficiale di Errante al nuovo centrodestra invece risale allo scorso mese di maggio, anche se già da alcuni mesi prima il sindaco di Castelvetrano si era avvicinato a quel partito dopo la fine dell'esperienza in Futuro e Libertà e poi in Noi per la Sicilia. Dunque ora Errante e Lo Sciuto si ritrovano nello stesso partito ed assieme potranno lavorare in sinergia per la propria città. Viabilità ha pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il bando dell'ANAS che prevede l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Case Nuove, che si trova al chilometro 84 della strada statale 115. L'intervento, per il quale sono stati stanziati oltre 700.000 euro, prevede il rifacimento dei cordoli, l'adeguamento delle barriere di sicurezza e la sostituzione dei giunti di dilatazione del viadotto. Le offerte di partecipazione al bando dovranno pervenire entro il 10 settembre. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, al rientro in studio le altre notizie e gli altri servizi.
Il Consiglio Comunale di Petrosina ha approvato con 9 voti favorevoli e 4 astenuti il bilancio di previsione 2014. Sull'approvazione dello strumento finanziario si registra oggi una dichiarazione del sindaco Gaspare Giacalone. Ringrazio tutti i consiglieri comunali che hanno dimostrato un grande senso di responsabilità approvando uno degli atti più importanti per la nostra cittadina. Finalmente, aggiunge Giacalone, siamo nelle condizioni di avere quelle disponibilità per poter pianificare tutte le realizzazioni di cui Petrosino ha bisogno. I componenti del Consiglio Pastorale Diocesano esprimono con forza e determinazione pieno sostegno al Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero, a cui rinnovano stima e affetto. Crediamo fermamente che la testimonianza di servizio che il Vescovo ha dato alla nostra Chiesa sia di esempio e ammonimento per noi tutti, si legge in una nota. La sua è una presenza che mai si nasconde, ma che al contrario si spende e a testa alta annuncia la parola. Vicinanza al Vescovo Mogavero è stata espressa anche dalla delegazione dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Dopo essere stata curata dai veterinari dell'Istituto Zooprofilattico di Palermo, è pronta a tornare in mare Dori, la tartaruga Caretta Caretta soccorsa circa un mese addietro al largo di Castellammare del Golfo dai militari della Guardia Costiera. L'animale verrà liberato domani mattina alle 9.30 nelle acque della riserva dello Zingaro. La tartaruga aveva una lenza da pesca nello stomaco, per rimuovere la quale è stato necessario un intervento chirurgico di enterotomia. E parliamo anche oggi di rifiuti e erbacce a Mazara del Vallo. A tal proposito ci sono due interrogazioni presentate in Consiglio Comunale dal Movimento 5 Stelle. Sentiamo. È finita al centro di una interrogazione consiliare la situazione di degrado esistente in via America e in via del mare a Mazara del Vallo, della quale abbiamo parlato nella edizione di ieri del TG Vallo. Situazione di degrado inerente alla presenza di due vere e proprie discariche a cielo aperto con tanto di rifiuti di ogni genere. Ebbene, a chiedere un intervento di bonifica celere in questi due punti della città, ma anche in contrada Giancreco ed in contrada Ramisella, dove ci sarebbe a quanto pare una situazione simile, sono gli attivisti del locale Metap del Movimento 5 Stelle attraverso il consigliere comunale Nicola Lagrutta, che ieri ha protocollato una interrogazione urgente indirizzata al sindaco Nicola Cristaldi ed al presidente del Consiglio Comunale Vito Cancitano. Secondo quanto si legge nell'atto ispettivo, a causare l'accumulo di rifiuti in queste zone sarebbe stato un guasto occorso ad un autocompattatore tuttora in riparazione. Più in generale poi i grillini chiedono un servizio più efficiente e maggiori controlli per prevenire l'abbandono di rifiuti fuori dai cassonetti e in orari non consentiti da parte dei cittadini. Con un'altra interrogazione, depositata sempre ieri, il consigliere Lagrutta chiede all'amministrazione comunale anche alcuni interventi straordinari di scerbature in alcune zone del territorio mazzarese, come per esempio nei pressi della chiesa di Santa Maria di Gesù, dello stadio comunale Nino Vaccara e nelle periferie. Contestualmente l'attivista mazzarese chiede che venga effettuato un ulteriore e più vasto intervento di disimpestazione e deratizzazione nelle zone, se ce ne sono, rimaste fuori dall'intervento realizzato nei giorni scorsi. A proposito di erbacce, questa mattina alcuni operai del comune erano al lavoro nella zona dello stadio Nino Vaccara per ripulire marciapiedi proprio dalla presenza delle erbacce. Un gruppo di cittadini invece che abitano nella zona Macara, sempre a Mazara, questa mattina ha scritto alla nostra redazione lamentando lo stato di abbandono del quartiere. Un quartiere, si legge nella nota, in balia di se stesso tra erbacce, spazzature, topi e zecche. Ma non solo, da alcuni giorni in zona si verificherebbero delle strane interferenze che disturbano il segnale televisivo che giunge nelle case degli abitanti in questione. Disturbi che, secondo chi ci ha scritto, sarebbero legati ad alcuni lavori eseguiti recentemente a un ripetitore di telefonia che si trova nella zona. Per tutti questi motivi, insomma, i residenti chiedono attraverso la nostra redazione l'intervento da parte di chi di competenza. Restiamo a Mazara, ma ci occupiamo questa volta dei ficus piazzati alcuni anni addietro dall'amministrazione comunale sul lungomare San Vito. Molti di questi alberi, infatti, sono stati recentemente estirpati. Sentiamo. Ma che fine hanno fatto i ficus australis piazzati alcuni anni addietro dall'amministrazione comunale di Mazara del Vallo ai lati della passeggiata sul lungomare San Vito? È la domanda che molti cittadini si sono posti passeggiando in questi giorni in quella zona della città, molto frequentata soprattutto nelle calde sere d'estate. Come si può ben notare da queste immagini, e come chiunque sia passato da lì avrà notato, la maggior parte delle piante che si trovavano sul lato cosiddetto mare del lungomare non ci sono più. Probabilmente sono state rimosse dal comune per un motivo ben preciso.
Quale sia tale motivo al momento non lo sappiamo. Abbiamo contattato telefonicamente stamattina l'ufficio stampa del comune e siamo in attesa di ricevere una comunicazione in merito. Nel frattempo non resta che prendere atto della situazione ed esprimere rammarico per un intervento che non ha raggiunto a quanto pare del tutto l'obiettivo, ovvero quello di sostituire degnamente le palme che prima erano presenti su quel lungomare e la cui rimozione si era resa necessaria a causa del famigerato punterolo rosso. Come si ricorderà, i ficus piazzati sul lungomare San Vito non hanno avuto vita facile. Sarà stata la vicinanza con il mare, oppure saranno state le intemperie del tempo, sta di fatto che tali piante non hanno avuto, per così dire, fortuna. Ai tempi della loro collocazione qualcuno aveva sollevato dei dubbi circa il posizionamento di tali piante in quella zona. Dall'amministrazione però, l'allora assessore al ramo Nino Zizzo aveva rassicurato circa la bontà della scelta fatta, anche alla luce di alcune considerazioni con esperti in botanica. Ora però sembra che il progetto stia naufragando e che i ficus non ce l'abbiano fatta resistere, nonostante le misure tampone adottate in questi anni, quando, soprattutto nel periodo invernale, le piante sono state coperte con dei teloni verdi. Importante traguardo per tre sacerdoti della diocesi di Trapani che sabato prossimo festeggeranno i 50 anni di ordinazione. Si tratta di Monsignor Gaspare Aguano, di Don Paolo Gucciardo e del canonico Sebastiano Scandariato, tutti e tre originari di Calatafimi. Per l'occasione, sabato con inizio alle 19, il vescovo della diocesi trapanese Monsignor Pietro Maria Fragnelli presiderà una celebrazione eucaristica presso il santuario della Madonna del Giubino. I tre sacerdoti vennero ordinati dal vescovo Francesco Ricceri nella cattedrale di San Lorenzo il 26 luglio del 1964. Venerdì sera presso l'atrio del seminario vescovile di Mazara del Vallo alle 21 si aprirà il festival del canto vocazionale intitolato Eccomi con gioia. Due saranno i giorni del festival, durante oltre al venerdì anche sabato. A partecipare saranno le corali e anche i solisti provenienti da tutta la Sicilia e da altre città italiane. Da Mazara parteciperanno in particolare le corali di Santa Maria di Gesù e Santa Rosalia e il coro diocesano, e poi ci sarà anche il solista Anselmo Marascia. Sabato alle 19 sarà anche celebrata una messa per tutti i partecipanti. E ci occupiamo adesso dell'avvertenza Mega Service. Sindacati sul piede di guerra chiedono garanzie sul futuro occupazionale dei dipendenti. Sentiamo. Sindacati sul piede di guerra in merito all'avvertenza Mega Service. CGIL e CISL UIL infatti chiedono che venga revocata la procedura di mobilità per i 62 lavoratori della società di servizi partecipata al 100% dall'ex provincia di Trapani. In particolare la richiesta è stata avanzata ieri mattina dai segretari provinciali della Filcams CGIL Anselmo Gandolfo e dalla Filea CGIL Enzo Palmeri nel corso di un incontro che si è svolto all'ufficio provinciale del lavoro tra le organizzazioni sindacali, la prefettura e due liquidatori della Mega Service. I due liquidatori, come si legge in una nota della CGIL, segretari dei comparti servizi ed edilizia del sindacato, assieme ai segretari della CISL e della UIL, hanno sollecitato il ritiro della procedura di mobilità avviata due settimane fa, fino a quando il giudice non decreterà l'eventuale fallimento della società. Nel corso dell'incontro è stato inoltre chiesto di valutare la posizione di circa 10 lavoratori che, usufruendo del periodo di disoccupazione, potrebbero maturare i requisiti per raggiungere la pensione. Per i segretari della CGIL in tal modo si ridurrebbe l'organico, trovando soluzioni alternative per la restante parte dei lavoratori. Intanto domani si terrà un incontro tra i liquidatori della Mega Service, il commissario dell'ex provincia, oggi libero consorzio comunale di Trapani, Antonio Ingroia, e i rappresentanti della prefettura. L'obiettivo è quello di creare un bacino entro il quale far confluire tutte le partecipate al fine di salvaguardare sia le società che i livelli occupazionali. Infine, lunedì prossimo i sindacati prenderanno parte a un ulteriore incontro in programma presso l'ufficio provinciale del lavoro. Ed è arrivata la nota ufficiale del Comune, da parte dell'ufficio stampa del Comune di Marsala inerente alle dimissioni da sindaco di Giulia Adamo. Il sindaco di Marsala, si legge, Giulia Adamo, ha rassegnato poco fa le dimissioni ufficiali dalla carica di primo cittadino nelle mani del segretario generale Bernardo Triolo. Sarà ora lo stesso massimo burocrate marsalese a comunicare la decisione di Giulia Adamo all'assessorato regionale per le autonomie locali, che provvederà dunque alla nomina di un commissario straordinario che si sostituirà a sindaco e giunta fino alla prossima tornata elettorale. Rimarrà invece pienamente in carica il Consiglio Comunale sempre fino alle prossime elezioni, che si potrebbero tenere tra
aprile e maggio 2015. Giulia Adamo, già presidente della provincia di Trapani, a parlamentare regionale, era stata eletta alla carica di sindaco nel maggio del 2012, vincendo al ballottaggio contro Salvatore Ombra. Dopodiché l'ufficio stampa ha allegato la lettera che la stessa Giulia Adamo ha pubblicato, come dicevo, in apertura di TG sulla propria pagina Facebook, una lunga lettera nella quale ha ripercorso tutto ciò che è stato realizzato in questi anni, nella quale ha ringraziato i cittadini, nella quale ha ringraziato gli assessori della sua giunta, in particolare Provenzano, Montalto e Benny Musil. Una lunga lettera allegata alla nota dell'ufficio stampa del Comune di Marsala, che ripeto ancora una volta si trova pubblicata sulla pagina ufficiale di Giulia Adamo sul social network Facebook. Ovviamente sulla questione torneremo anche in maniera più dettagliata nell'edizione di domani del TG Vallo. Nel frattempo andiamo avanti con le altre notizie. Conferma alla guida del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Trapani per il marsalese Francesco Parrinello, eletto ieri sera nel corso delle consultazioni per il rinnovo del Consiglio. Rieletti anche 5 componenti del precedente Consiglio, si tratta di Isidoro Caruso, Angelo Termine, Giovanni Gentile, Nicola Di Sant'Andrea e Salvatore Fuoco Ragusa. Le cariche di segretario e tesoriere sono andate rispettivamente a Di Sant'Andrea e Caruso. Si terrà domani mattina a Mazara del Vallo il convegno conclusivo del progetto Zero Barriere, realizzato in collaborazione tra l'amministrazione comunale, le società Faticoni di Cagliari, Agile di Tremestieri e Teneo. L'appuntamento è a partire dalle 10 al Palazzo della Legalità in Via Giotto. Il progetto ha avuto l'obiettivo di sviluppare contenuti digitali e di immettere le nuove tecnologie nel processo di inclusione sociale delle persone svantaggiate. Adesso ci fermiamo per l'ultima breve pausa pubblicitaria. Una notizia di sport, parliamo di kart. Fermano i preparativi ad Alcamo in vista dell'undicesima edizione del Gran Premio Cittadino che si terrà il 3 agosto. La gara è organizzata dalla SD Karting Club di Trisina ed è valida come tappa del campionato regionale dei circuiti cittadini. L'obiettivo degli organizzatori è quello di superare il numero degli iscritti registrato nel 2013, quando gli stessi furono 120. Quella alcamese sarà la seconda tappa in provincia di Trapani del campionato, dopo quella svoltasi a Petrosino. E siamo al termine del nostro TG. Prima della sigla, uno sguardo alla programmazione sulla nostra emittente. Alle 21, appuntamento con Problemi di Cuore, la rubrica di informazione cardiologica curata dal dottor Cocò Di Giovanni. Alle 21.30 ancora una nuova puntata di Feedbook, la rubrica culturale curata da Marco Tumbiolo. Alle 22.35 torna di scena la politica con uno speciale televallo dedicato alla situazione post-elettorale e con uno spaccato dedicato in particolare al Partito Democratico di Mazara del Vallo. Ospite in studio sarà il consigliere comunale Giacomo Mauro. È davvero tutto, grazie come sempre per averci seguito, arrivederci.